Questi sono gli operatori di guerra americani, questo è il generale Clark, vero? Sì. Ecco, questo per spiegare come le combat camera units riprendevano, con che tecnica e con quale precisione. Questo è uno dei classici Chuck. Ecco il nome dell'operatore che riprenderà le scene terribili del 30, appunto aprile 45. Piazzale Loreto, vero? Ormai quasi deserta. È rimasta la pensilina a cui erano appesi, i corpi. Di Mussolini e della Petacci e di altri gerarchi fascisti. Ecco. Il vuoto è quasi più angoscioso della scena di quando erano appesi i corpi. Ecco, lì si leggono i nomi dei corpi che erano appesi. Si vede benissimo il nome di Mussolini, lo vedete con la freccia più grossa. E infatti, Petacci, ecco, Claretta Petacci. Ecco, lì accanto si vede Gelormini, che è un nome di fantasia, era uno sconosciuto, c'è stato un milite ignoto anche. Ecco, questa scena, Valente, che cos'è? Ecco, questo è, in realtà, i corpi di Mussolini e da Petacci furono portati in segno, diciamo, di vendetta in Piazzale Loreto, perché a Piazzale Loreto era stato consumato uno degli eccidi di quegli anni. Questa è l'immagine del primo tributo libero dato dalla gente a questo luogo, sul quale compare una fotografia. Notate una cosa abbastanza che ci dice come eravamo, ecco. A un certo momento vedrete, eccola questa ragazza con un elmetto in mano che raccoglie i soldi della colletta per i familiari. Guardate, guardate la drammaticità e la povertà della scena. Colletta per il funerale, ecco. Questa è un'immagine di partigiani fucilati in Piazzale Loreto. Guardate come i morti e i fucilati sono tutti uguali. Sembra nella morte che siano i fascisti, che poi vedremo in altri filmati, Mussolini e gli altri, adagiati, buttati nello stesso luogo. Ecco, e qui comincia l'orrore. Stazione centrale di Milano. Il fotografo americano ha ritrovato i corpi. Dobbiamo segnalare al pubblico che questo filmato, come del resto anche gli altri, non è stato montato. Noi stiamo vedendo esattamente come l'operatore Tamber ha girato quel giorno. Ecco il cartellino segnaletico. Mussolini Benito, numero 167. Un cadavere qualsiasi. Ed qui, ecco questa immagine. Sono stati sollevati i due cadaveri. E se fate attenzione nelle quadrature successive vedrete che addirittura l'operatore americano li metterà a braccetto uno dell'altro. È un dettaglio non irrilevante del filmato. Di gusto un po' discutibile. Di gusto macabro. Di gusto molto macabro. Qui l'operatore usa ancora una pellicola da esterni. Che rende le immagini quindi scure, pietosamente scure. E come vedrete con quale spietata esattezza da cronista cambia la sua pellicola e ritorna a documentare. Con una pellicola a maggior contrasto. Ecco, qui il tenente Tamber è uscito. Una scena quasi incredibile, ancora il 30 d'aprile, evidentemente un cecchino ha sparato. Dove siamo qui, Valente? A Piazza del Duomo, a Milano. Piazza del Duomo a Milano. Un cecchino ha sparato, resta la bicicletta di una persona, gli altri sfuggono. Quindi guerra finita o non finita, ma è ancora tutto Tamber, precario. Sì. L'operatore Tamber va all'hotel Regina, no? Dove erano il comando tedesco, e c'è la resa dei tedeschi, che con la consueta precisione lui documenta in tutte le sue fasi. Ecco i tedeschi che se ne vanno. Se ne vanno tra due ali di folla di milanesi.
materiale. Quindi io direi che possiamo vedere un attimo queste immagini. Ecco, possiamo dire che sono le immagini di Piazzale Loreto. Sono Piazzale Loreto il 29 aprile. È una situazione già nota ai telespettatori, come sì, appunto certo. diceva Leonardo Valente prima, però mai è stata vista la piazza quel giorno con una tale nitidezza di immagine. Certo. Qua possiamo vedere le espressioni nelle facce dei milanesi. Ed è importante seguire, anche questo filmato non è stato montato, per cui noi l'abbiamo esattamente come l'operatore lo girò. È importante vedere la sequenza degli avvenimenti in Piazzale Loreto, questo mare di folla che cresce e cresce e preme sempre più da vicino il mucchio dei cadaveri. In pratica gli unici personaggi veramente attivi a Piazzale Loreto quel giorno, che in qualche modo cercano di controllare la piazza, sono i vigili del fuoco, c'è. Che potrete riconoscere dagli elmetti caratteristici. Certo. Oh, è una delle cose che si vedono e sempre fanno parte di quel tanto di pietà che queste cose suscitano, è che di fatto poi l'impiccagione è stato un modo come un altro per salvare i corpi, perché la pressione della folla era tale che si sarebbe arrivati veramente al di là di quello cui si è arrivato e che, come ho detto, è molto. Ecco. Ma io però suggerirei a Vittorio Zucconi, intanto che vediamo... Per salvare i corpi si potevano anche portare via. Certo, non si potevano anche non portare lì. Per i piedi. Ecco, quel giorno la piazza era ingovernabile, questo filmato lo documenta. Certamente era un giorno di rivoluzione. Sì. Ecco. A questo punto, dicevamo prima, con Akame, con Fassino e con la signora... Fate che pare un po' noiosino finora. Con Berlusconi! No! Ci faccio un buco in testa, ci faccio! Sì. Ci spacco le mani! No. Col cavo che no. c'è stato! Berlusconi! Con Mac, buongiorno! No. Della Vanna Macchi! No. Non ci vado! Non sono a noi! Castura da strada del culo! Berlusconi! No. Te odio, Berlusconi! Non c'è nessun interesse o egoismo di parte o di partito che sia mai...